che si occupa di persone anziane non autosufficienti. Siamo fortemente sostenuti da un'associazione analoga a Milano, che è quella di Fulvio Aurora, l'associazione Senza Limiti, ma in realtà questa fascia di cittadini è, come dire, abbastanza abbandonata. Gli studi che sono stati presentati da Gavino Masciocco ieri mattina e stamani mattina da Valerio Gennaro ci fanno vedere come aumenta l'aspettativa di vita, ma non di vita sana, veniva detto anche stamani. Ebbene, noi lo verifichiamo e verifichiamo come queste persone, verifichiamo solamente sulla pratica, nessuna delle cose che io affermo è falsa, ma nessuna ha attendibilità scientifica, perché noi siamo un'associazione che non ha strumenti per fare ricerca, campionature e così via. Ci basiamo sulle persone che vengono da noi e ci espongono la loro situazione. Quindi è vera, ma non ha pretesa scientifica. Ecco, quello che noi vediamo è che la fascia delle persone che entrano nella non autosufficienza, di fatto, a volte anche certificata, è sempre più ampia e negli ultimi anni è anche cambiata come tipologia, direi come classe di appartenenza. Dico questo perché fra le poche osservazioni che una associazione piccola come la nostra può dare come contributo a un consesso come quello attuale è questa. Fino a 5 anni fa noi abbiamo riguardato le schede di adesione dei nostri soci, si esiste da 15 anni, la difficoltà delle famiglie insorgeva perché veniva richiesta la quota sociale. Voi sapete, quando c'è un ricovero in una struttura sociosanitaria, ovunque in Italia c'è una quota sociale e una quota sanitaria. Al di là degli abusi eccetera, la quota sociale è di fatto a carico dell'utente e delle famiglie. Fino a 5 anni fa noi vedevamo che spesso le famiglie e l'utente, cioè l'utente, non era in grado di arrivare a coprire i 1500 euro di quota sociale e quindi si aprivano le questioni con le di richiesta di contributo alle famiglie, al comune eccetera. Negli ultimi anni invece le persone riescono a coprire questa cifra. Perché fa questo discorso? Perché contemporaneamente è scoppiato il fatto che le quote sanitarie, cioè a carico del Servizio Sanitario Nazionale, non vengono più erogate dalla Regione. Cosa vuol dire questo, al di là della cattiveria della Regione, della sofferenza delle famiglie? Che è cambiato, e la Regione l'ha capito benissimo, il target di riferimento delle persone. E cioè che ora, mentre fino a 5 anni fa erano prevalentemente donne, più longeve eccetera, ex casalinghe con la pensione minima e un po' di reversale del marito se c'era e l'assegno d'accompagnamento, e quindi quella era la fascia, ora la fascia si è innalzata e quindi l'attacco alla classe media è ancora più forte, si è innalzata la fascia perché sono ex lavoratori lavoratrici che si portano una pensione, la dico alla grezza, 1000-1100 euro, che con l'accompagnamento è diventato sufficiente a coprire la quota sociale. La cosa tremenda, che cosa ha corrisposto a questo nell'agire della Regione? La negazione delle quote sanitarie. E quindi la persona, le famiglie, perché la persona non ce la fa più chiaramente, si trovano a pagare per un anno e mezzo come minimo 3.000-3.300 euro al mese. Io ho detto, sono partita da questo aspetto perché secondo me una caratteristica degli interventi che c'è stata in questi giorni è quella di riuscire a connettere l'attacco che c'è alla sanità, come viene portata avanti eccetera, a un discorso, insomma, per dirla alla breve, di classe.
E devo dire che, per esempio, nelle slide che ci presentava Gavino ieri, lo studio che è circolato, come si chiama, insomma lo sapete, di recente, una considerazione che comincia a emergere è che veramente l'attacco alla classe media è pianificato sul piano della salute. E questo è gravissimo, tant'è vero che le persone poverissime trovano una risposta anche nel nostro territorio, su tutti i fronti, che siano i ticket, che sia l'assistenza per gli anziani, eccetera. Le persone ricche hanno altre soluzioni, non si pongono il problema, ma l'attacco alla classe media, che è la caratteristica politica della politica degli ultimi decenni, trova in questo, diciamo, in questi elementi uno dei suoi agganci più forti. Naturalmente questo va poi di pari passo con tutti i processi di privatizzazione, eccetera. Per esempio, noi tutti in Toscana siamo rimasti la scorsa settimana stupiti, attoniti, perplessi e anche un pochino arrabbiati a vedere la Toscana al primo posto per soddisfazione dei LEA. Allora, fra i 31-38, io non ho capito bene, indicatori del Comitato Nazionale LEA, eccetera, c'è anche le liste d'attesa per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, c'è anche quello. Allora io sono andata a vedere come risponde la Toscana. La Toscana, secondo i dati forniti dal Ministero, quindi attendibili insomma, la Toscana offre come risposta residenziale, che non è da prediligere ma è indispensabile in molte situazioni, 13,42 posti letto ogni milione di abitanti, mille milioni non ricordo, insomma ha questo rapporto numerico. La Lombardia 28 e la provincia autonoma di Bolzano 44, ovviamente è una provincia autonoma. Il Piemonte mi pare sia sui 27, così. Cioè, poi si apre la questione, sono posti pubblici, posti privati? No, sono tutti privati, ma anche in Toscana sono tutti privati, anche in Toscana, perché noi abbiamo documenti della recentissimi di settembre della ASL di Firenze che dice che il 100% della lungodegenza o assistenza, sostanza RSA o poco altro, per anziani non autosufficienti è programmato ovviamente dalla regione ma è gestito da privati, e in effetti sul territorio comunale di sicuro, provinciale altrettanto, non esiste più una struttura pubblica, una residenza sanitaria assistita pubblica o una lungodegenza, lo che è, chiamiamola come si vuole, pubblica. Tutto è convenzionato. L'ultima è un pochino Montedomini, nome che fa parte anche della storia fiorentina, che è diventata un'azienda di servizio alla persona, dove ci sono 36 posti di low care che sulla convenzione dovrebbero servire a mantenere le potenzialità, le capacità residue, insomma eccetera, eccetera, un pochino di trattamento, mettiamola così, non viene fatto nulla. Noi abbiamo un'associazione, un signore di 90 anni, a cui figlia ci racconta che il padre dice: se mi tengono ancora qui di molto, io non cammino più, mentre fino a poco fa lui camminava, anche se ha 90 anni, ha delle difficoltà eccetera, però non cammino più. Questo è gravissimo. Allora, nella considerazione complessiva dell'aspettativa di vita e dell'aspettativa di vita sana, credo che ci si debba interrogare e, per quello che ci riguarda, fortemente contestare come questa fascia di vita non sana ma assai diffusa viene gestita in violazione dei diritti costituzionali, eccetera, eccetera, nella nostra regione. Mi prendo, se ho qualche minuto ancora, grazie, perché mi sembra che non si sia dato in questo giorno e mezzo di lavoro sufficiente informazione sul referendum abrogativo della legge 28. Allora io ci tengo,
sia perché come associazione abbiamo aderito prima ancora direi che nascesse il comitato referendario, sia perché questa legge 28 è veramente una pessima legge. E vi dirò che un po' malignamente, ma a Firenze si pensa che quello che Rossi fa in sanità nell'ultimo, da diverso tempo, ma negli ultimi annetti proprio di recente, diventi una sorta di viatico per quello che l'odierno suo amico compagno Renzi fa a livello nazionale. Quindi ci sembra di dovere, come dire, condividere quantomeno l'informazione, se non l'opposizione. Allora, perché è una pessima legge? Prima di tutto perché è stata partorita da tre persone, questo lo si sa, nel giro di 48 ore, insomma, no? L'anno scorso sotto Natale, scusate, spengo naturalmente, ecco. Sotto Natale, presentata come delibera di giunta nel giro di pochissimi momenti, di pochissimi giorni, e portata in consiglio di corsa, quindi percorso democratico, confronto, zero. E poi per il merito di questa legge. Allora io sottolineo solo due o tre cose. La prima, questo accorpamento delle ASL, cioè la costruzione di tre aree vaste. La Toscana, come qualunque altra regione del nostro paese, ha territori differenziati, quindi le complessità che ci sono da noi ci sono anche da altre parti. Non la voglio fare tanto lunga, però è gravissimo che si pensi, per esempio, di unificare la gestione della sanità in zone che vanno da Grosseto, Siena, Arezzo, perché c'è una distanza oggettiva, perché da letteratura, come si suol dire in questi casi, e da letteratura si sa che ormai i processi di grosso accentramento non producono migliore servizio. Qualche esperienzina ce l'abbiamo anche in Toscana da quando è stato fatto l'Estab e così via per gli acquisti a livello regionale. Quindi questa concentrazione in tre poli. Non vi sto a dire poi che questi tre poli sono a tutt'oggi gestiti da tre commissari di nomina del Presidente della Regione. Da gennaio saranno direttori di nomina del Presidente della Regione. Quindi sono tre persone che faranno la programmazione, eccetera, di tutta la sanità. Primo punto. Secondo punto, i 2.000-2.500 esuberi. Il compagno prima ne parlava per quello che riguarda la sua esperienza personale, un anno e mezzo di prepensionamento, ci diceva. E questi sono, direi, tagli lineari. Licenziamento in base alla regione. Sono approssimativa, mi devi scusare, però voglio andare al sodo. Sono tagli lineari del personale e questa è la cosa tremenda. Voglio dire, sono persone, sono operatori sanitari di tutti i livelli che vanno a casa, non perché in quel reparto si è visto che ci sono troppe, perché quella persona nella sua storia lavorativa personale ha maturato certe condizioni. Quindi come si lascia un reparto, un servizio, eccetera, non si sa più. Quindi sono tagli lineari di persone. E voglio dire, la parola tagli lineari, ognuno di noi l'ha capita è da tempo com'era. Fa l'ultimo accenno a questa legge e è quello, come dire, per gli esterni come me cervellotico, della costruzione dei dipartimenti interaziendali, università, sanità, ospedale, d'accordo? Noi a Firenze ci sarà Careggi, poi c'è Pisa, eccetera. Le aziende ospedaliero-universitarie, Firenze, Pisa e Siena. Questa legge costruisce questi dipartimenti interaziendali e tutti ci si domanda, io sono un ex dipendente dell'università, segretaria di dipartimento, francamente mi domando quanti piccoli problemi ci sono da risolvere in questi percorsi. Comunque, che cosa mi preoccupa ora? Che nella legge finanziaria, quando si parla dell'università, tutto questo si moltiplica, si amplifica, perché l'università non esiste, cioè le aziende ospedaliere universitarie non esisteranno più secondo la legge di stabilità e tutto sarà ricondotto alla sanità.
Non credo che potrà succedere, non credo che potrà succedere, però la cosa mi preoccupa perché sfugge ad ogni capacità di controllo sia da parte dei lavoratori e degli operatori, ancora di più da parte della cittadinanza così genericamente intesa. Nell'opacità di gestione, stamani qualcuno parlava della corruzione, ecco, io vorrei concludere, non posso dire di corruzione perché non ho gli strumenti, se non per quello che si legge sui giornali, come tutti, ma di opacità posso parlare e torno a bomba, opacità nella gestione di questo settore anche da parte della Regione Toscana, faccio solo due esempi. Di uno ne parlavo con il medico psichiatra prima. Da almeno 10 anni in questa regione, quando si solleva a membri del consiglio, a funzionari, a dirigenti, la questione degli anziani, no, diciamo, la faccio breve, quando una persona ha 65 anni è anziano, fatto convenzionale, perché voglio dire, cioè mia, in Toscana si dice che quando uno è anziano non ha più le sue patologie. Per cui se era handicappato non è più handicappato, se era psichiatrico non è più psichiatrico, d'accordo? Questa è la condizione. Siccome su questa cosa ce la davano tutti per scontata, noi ci siamo messi, io e un'altra persona, a cercare e niente, e così, non si trova niente. Ora sono 3 mesi che è depositato un quesito a nome dei consiglieri di Sì Toscana Sinistra e non abbiamo ancora risposta, il che vuol dire che non esiste nessun atto in cui qualcuno abbia certificato questo, anche perché sarebbe possibile certificarlo, il che vuol dire che stanno da sempre bluffando con le associazioni, con i familiari, e gli dicono, ma sa, lui non è più psichiatrico perché è anziano. Qual è la sostanza della cosa? Che se è psichiatrico è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, se è anziano quantomeno per la metà è a carico dell'assistenza e quindi se la paga, perché gira e è questo. L'altro elemento di opacità sono state strutturali, istituzionali, è stata la creazione delle società della salute, che ora non ci sono più, da qualche parte ci sono, da qualche parte sono, lasciamo perdere l'amenità della cosa, ma questo ha significato espropriare i consigli comunali, laddove ne avessero avuto voglia, di qualunque discussione e quindi informazione e quindi conoscenza e quindi responsabilità nei confronti dei cittadini in materia sanitaria, ma più che altro sociale, assistenziale. I consigli comunali, se voi andate a guardare per esempio gli ordini del giorno del Consiglio Comunale di Firenze, sono almeno 5 anni che non discute, dico non vota, che tanto ci pensa la giunta e il sindaco, ma non discute di questioni sociali. Se c'è una manifestazione delle mamme perché non ci sono i posti al nido, c'è qualche mozione, qualche ordine del giorno, ma atti di gestione della materia sociale i comuni non ce l'hanno più. E questa è una gravità, è di una gravità estrema, perché quando si parla di controllo popolare, io sono, insomma, per mentalità anche abbastanza istituzionalista, credo nelle istituzioni e quindi vorrei che il mio rappresentante gestisse anche questo. E tutto ai movimenti non si può lasciare. Allora, per tornare a bomba, la legge 28, rispetto, ultimo esempio, di mancanza di trasparenza, di opacità, eccetera, quando abbiamo presentato le firme per chiedere il referendum non ce le volevano accettare. Ve l'ha accennato ieri Gavino Maciocco, si è fatto la sceneggiata eccetera, e coglieranno tutti i tempi possibili concessi dalla legge per vedere di far slittare al 2017 questo referendum. Voi capite, un comitato referendario ha poche risorse, finché siamo sull'onda è facile, poi per chi governa ci sono molti più strumenti. Quindi opacità, mancanza di trasparenza e dichiarata volontà di non far partecipare i cittadini nelle maniere ancora consentite dalla legge.
prospettiva legata alla legge 104, si lavora in un marito di vita, quindi siamo super ricchi, ricchissimi, sì. Tant'è che lavorando sono per me. Allora dicevo, anche questo è un attacco, cioè se veramente si dessero alle famiglie un contributo economico vero, che costerebbe meno che mantenere un anziano istituto, un contributo vero perché le famiglie potessero prendersi una badante, tanti anziani potrebbero rimanere di più nella loro casa, nel loro ambiente, con la badante, i familiari, sarebbe senz'altro positivo da tutti i punti di vista, però il signore di 90 anni non è che non deve essere se fosse a casa sua con qualcuno che l'assiste direttamente. E cioè anche questo è un attacco, no? Perché quando gli si danno quei soldi lì solo se proprio hai un iter bassissimo, un indicatore, quindi le famiglie non sono per niente, per nessun caso supportate nell'aiuto, nell'assistenza, nell'accompagnare i nostri genitori a nativo, diciamo, no? Come loro ci hanno accompagnato, e noi vorremmo fino a fondo accompagnarli in maniera dignitosa. Solo una cosa, naturalmente io ho tagliato con un'accetta, ho voluto portare dei numeri che sono gli unici possibili. Quando nelle statistiche viene fuori l'out of pocket, a me mi fa ridere, perché l'out of pocket per i farmaci o per alcune prestazioni diagnostiche e così via è zero rispetto a quelle che le famiglie o gli anziani pagano out of pocket, cioè di tasca loro, sebbene le leggi nazionali eccetera eccetera. È chiaro poi che il percorso di mantenere un anziano al proprio domicilio è nel 90% dei casi la soluzione migliore, è chiaro, bisogna ci siano le condizioni e così via, però tutto questo non compare, le famiglie che si sacrificano, allora io vorrei che fosse quantificato questo, perché se no non risulta quanto è importante questo aspetto. E questo non viene quantificato perché se no bisognerebbe garantire quei servizi territoriali che invece, qualcuno l'ha accennato ieri, anche nella nostra regione, a partire dalla 1235, ma no, arrivare alla 1235 del dicembre 2012, ma già da anni prima, sono stati distrutti. Noi abbiamo interi quartieri della città di Firenze senza un distretto sanitario. Allora io ho tranciato, però è vero, si può mantenere un anziano in famiglia se ci sono delle risorse economiche, bisogna stare attenti, io su questo insomma a volte ci si avvicina ai voucher, ho un po' paura, quindi bisogna vedere bene, ma più che altro se ci sono servizi sul territorio. E invece per noi il buco ospedale territorio è coperto solamente da queste strutture low care. Perché? Perché ti mettono dalla sanità, dall'ospedale, un anziano non può rientrare al proprio domicilio e quindi fanno le convenzioni care con qualche casa di cura privata dove appunto non viene effettuata nessuna terapia, non dico riabilitativa, ma neppure di mantenimento. Se non c'è il territorio, si potrebbero dire infinite cose, la gravità per esempio dal punto di vista procedurale è che quando una persona, una famiglia, si ritrova con un anziano non autosufficiente, va al servizio territoriale dell'assistente sociale sul territorio, non viene fatta la presa in carico. Gli viene dato un elenco di strutture e gli dice la sera cerchi, poi nel frattempo, fra un pochino, torna qui, intanto te se hai i soldi te la sei piazza, poi ti dice vedrà la regione, gli darà un contributo, vota su, eccetera, eccetera. Solo dopo, ma dopo anche 4-5 mesi, fanno la presa in carico, vale a dire, fanno una scheda, mandano l'UVM e così via. Quindi è tutto risparmio economico, peggioramento delle condizioni, ed è gravissimo che non ci sia la presa in carico di una persona. E non lo fanno. Quindi il territorio è zero. Scusa, io volevo aggiungere una brevissima cosa a questo. Nel piano nazionale di prevenzione è indicata come misura di prevenzione di agire sulle disuguaglianze per accedere ai servizi sanitari quale misura di prevenzione.
Nel piano abbiamo fatto un'iniziativa il 14 novembre a Pisa con Medicina Democratica, in cui parlavamo del piano regionale di prevenzione recentemente approvato, in cui non c'è una parola né una misura sulle disuguaglianze di salute, non c'è nessuna azione. E credo, anche se ora qui non lo posso affermare con certezza, che il piano regionale di prevenzione sia stato rigettato a livello nazionale proprio perché mancava questo fatto. Comunque noi ora stiamo producendo una sintesi di quello che abbiamo discusso e quindi poi dopo girerà. Volevo aggiungere questa cosa. Grazie. Ok, ci sarebbe un po' d'ordine. Se facciamo dibattiti su ogni intervento, alcuni non parleranno. Questo bisogna sapere. Quindi ora ormai siamo a livello che, se vogliamo fare anche i gruppi di lavoro, non dico tre ore, ma almeno due ore e mezzo di gruppi di lavoro, chiudere entro le 4, la plenaria 10 minuti e non di più a testa e senza dibattito. Altrimenti gli ultimi si tagliano gli interventi di Zero Waste. E anche purtroppo, non lo so, le mamme non inceneritore, mi dispiace non farle parlare, non erano nella... No? Taglieremo altri interventi, mi dispiace, ma tutti hanno splafonato, c'è stato il dibattito, va benissimo, però ci vuole rispetto anche per chi è iscritto a parlare. Se in aula Cernera d'Azzordo dovrebbe arrivare, allora... Jernal K, dal Centro Studi Carla Gazzoni, auto presenterà. Buonasera a tutti. Sono Riccardo Ghierna e faccio parte del Centro Studi Carla Grazioli che è a Modena ed è nato da poco e noi oggi siamo qui forse per parlare un pochino di un discorso che non è stato toccato durante la giornata. Intanto diciamo che la nota di cui mi sono accorto stamattina, ma anche oggi pomeriggio, è che mi sono chiesto quanti giovani ci sono qui dentro, in sala. Ne vedo pochi, forse uno, due. No, parto da questa constatazione perché mi sembra una questione molto importante che dovrebbe essere in qualche modo valorizzata. E quindi diciamo il discorso che porterò, cercando di stare nei tempi, me lo auguro, è rivolto soprattutto ai giovani, ma è rivolto anche ai meno giovani e probabilmente anche un po' ai vecchi militanti, anche se il vecchio è un termine diciamo abbastanza poco carino. Allora, comincerei col dire una cosa, che uno dei numerosi problemi che affliggono diciamo, le scienze umane e sociali riguarda l'uso che ne viene fatto nelle prassi e il livello di trasmissione del sapere nell'ambito della formazione accademica e specialistica. In questo senso, come tecnici, perché noi siamo tecnici, ci pare opportuno portare alcune considerazioni di ordine generale su questi problemi perché sentiamo l'esigenza di reinterrogarci e reinterrogare Medicina Democratica su questioni che furono centrali nel lavoro e nella lotta di questo movimento all'indomani della sua fondazione e del suo impegno militante per la salute. Partendo da un celebre scritto di Giulio Maccacaro, una facoltà di medicina capovolta, ci chiediamo infatti cosa sia diventato l'insegnamento della medicina nelle facoltà universitarie e che cosa più in generale siano diventati l'istruzione e l'apprendimento delle scienze umane e sociali negli atenei e nei dipartimenti universitari di questo paese. Se dovessimo valutare infatti diciamo, l'insegnamento sulla scorta di ciò che produce in termini di professionalità e di ruolo tecnico, crediamo che non andremo molto lontano dai problemi che lo stesso Maccacaro dovette affrontare negli anni 70, con l'aggravante di una situazione politica, economica, culturale e sociale decisamente mutata da allora. Allora, a noi sembra che le due questioni fondamentali toccate allora dalla critica radicale del movimento
e cioè il problema della neutralità della scienza e il ruolo politico della funzione tecnica, siano oggi completamente rovesciate nell'ipertecnicismo e nello specialismo dei nuovi consapevoli o inconsapevoli funzionari del consenso. In generale vediamo sempre più tecnici e operatori che hanno smarrito la consapevolezza del ruolo politico della loro professione. Ruolo politico che ne smaschera le contraddizioni e costringe continuamente a ripensarne il ruolo e la funzione e a problematizzarne il ruolo. Mancata consapevolezza che si traduce molto spesso in specialisti che eseguono il loro lavoro meccanicamente, come una sorta di prestazione d'opera, con il risultato anche di un processo di automazione dell'apprendimento che serializza e compartimentalizza il loro sapere, svuotandone di fatto il senso e semplificandone la funzione. Ne è testimonianza il lavoro dei servizi, sempre più in qualche modo inondato da linee guida, da funzioni protocollari, da indicazioni puramente burocratizzate, legate al contenimento dei costi e della spesa, e coartato da un'idea della clinica che satura tutta la questione della salute e della malattia, relegandole a pure condizioni di segno opposto da trattare separatamente, e non ad aspetti contraddittori di un'organizzazione sociale e di una divisione del lavoro che continua a essere gestita dal capitale. Ne sono testimonianza anche il disorientamento e il senso di frustrazione di migliaia di studenti che, usciti dal comparto universitario, si ritrovano a fare i conti con una realtà del lavoro che li costringe immediatamente alla catena di montaggio istituzionale dei servizi, ai ritmi, ai ruoli e alle funzioni che questa macchina istituzionale determina nella riproduzione quotidiana di se stessa. Ne è ancora testimonianza il degrado culturale e sociale di una gran parte del ceto intellettuale in campo scientifico, ceto ormai quasi esclusivamente interessato a riempire i salotti buoni dell'establishment per pura riproduzione autoincensiatoria e incapace di fornire reali strumenti di analisi e di lettura del reale per gli operatori, i lavoratori, gli studenti e per tutti coloro che lottano per migliori condizioni di vita e di salute. Un ceto intellettuale che si è fatto ormai ceto politico di autorappresentanza, lontano dai problemi e dalle contraddizioni in cui sono costretti a vivere la società civile, gli stessi tecnici e tutti coloro che si occupano di questioni sanitarie e sociali. In questo senso noi pensiamo che il movimento debba interrogarsi fino in fondo sui motivi di questa deriva e sulla responsabilità che esso stesso ha avuto nel corso di questi ultimi 30 anni. E crediamo inoltre che debba con forza porre la questione del superamento dell'attuale livello di criticità generale. Non riteniamo infatti che l'attuale situazione sia da scrivere solo ed esclusivamente al mutato quadro politico ed economico, alle responsabilità istituzionali o di governo, al degrado della funzione politica di ogni professionalità. Né pensiamo all'ineluttabilità di una situazione che sembra oggi non avere sbocchi, né sul piano politico né su quello istituzionale. Crediamo piuttosto che a questi livelli di criticità vada aggiunto un ulteriore livello, che è il livello che riguarda la responsabilità politica delle avanguardie storiche, dei movimenti di lotta, delle organizzazioni del lavoro, nel processo di trasmissione dei valori e dei contenuti alle nuove generazioni, e nel mancato ricambio generazionale in grado di portare avanti quei valori, quei contenuti, quelle lotte in ogni ambito della vita sociale e del lavoro. E di questa riflessione riteniamo che il movimento debba farsi carico nella misura in cui, esaurita probabilmente la spinta propulsiva dei vecchi militanti, se non altro per motivi spesso puramente anagrafici, lo dicevo prima, ma non solo, è in gioco la sopravvivenza stessa del movimento e di tutto il patrimonio politico, culturale e sociale che esso porta in dote da quasi 40 anni. Infatti non possiamo non notare con un certo disagio che nonostante in diverse aree del paese si assista al fiorire di iniziative di lotta, di autoformazione, di auto-organizzazione spontanea di giovani studenti, di precari, di lavoratori, di operatori sanitari e di pezzi della società civile, queste iniziative abbiano poca presa sul movimento di medicina democratica. L'attenzione è sempre rimasta alta sui temi legati all'ambiente e alla nocività del lavoro, o su quelli dei grandi movimenti di lotta già organizzati, come il NOTAF, ma è praticamente assente in ambito sanitario microcontestuale. Ci viene in mente a questo proposito lo sforzo quotidiano di piccoli gruppi di studenti, di operatori e di specializzanti in medicina che in vari contesti territoriali stanno portando avanti iniziative editoriali,
progetti di ricerca, di formazione e di dibattito aperto sui temi della salute pubblica, e di cui la rete sostenibilità e salute è solo una delle espressioni politicamente e tecnicamente più rilevanti. Ancora, è inconcepibile che il movimento di medicina democratica rimanga ancora fortemente ancorato ad una visione generalista della lotta politica, come a vecchie forme di rivendicazione sindacale ormai svuotate della loro dimensione conflittuale e ad un livello di negoziazione con il politico non su base allargata, ma su posizioni rappresentative di mediazione. Questo quando è ormai chiaro il fallimento di ogni funzione simbolica e pratica di rappresentanza politica che sarebbe invece tutta da ricostruire. In questo senso ricordiamo alcune proposte della CGIL formulate durante il pre-congresso di Milano e che ci hanno francamente inquietato sull'opportunità di istituire un centro di raccolta di beni di prima necessità per gli iscritti più bisognosi. O ancora, per rimanere nel contesto emiliano, quindi il nostro, quello della FIOM CGIL, di istituire uno sportello sindacale per assistere i lavoratori con problemi psicologici da stress lavoro correlato. Allora, io credo che queste due dimensioni abbiano un solo nome, che si chiama monetizzazione del rischio. La monetizzazione del rischio però oggi si muove su due livelli. Uno è il livello cosiddetto risarcitorio, ed è esattamente quello che succede quando si va nei tribunali sulla questione del risarcimento danni. L'altro è il livello compensatorio, ed è proprio quello che si gioca a partire dal problema del disagio e di come viene gestito questo disagio. Cioè, tutto il lavoro che viene fatto su qualcosa che è già un esito, che è già qualcosa che è successo, sia per quello che riguarda la questione del danno materiale fisico, sia per quello che riguarda, diciamo, il discorso sulla questione del danno psichico, chiamiamolo così. Allora, io credo che con questo livello di proposte non andremo molto lontano. Per noi questo livello di proposta riporta indietro la questione delle lotte dei lavoratori ad un mero problema di sussistenza e di assistenza passiva, non a una questione di lotta. E se vogliamo tentare di cambiare qualcosa da questo punto di vista, dobbiamo riproporci come possibilità di lotta organizzata, non di delega, perché questa è una forma di delega rischiosa, molto rischiosa. Allora, questa ci pare effettivamente una pericolosa deriva strategica. Cerco di stringere, non è facile, però vorrei dire alcune cose. Bene. Noi vediamo in questo momento che sul piano politico stiamo assistendo ormai a due livelli, e cioè alla sostituzione di una vecchia classe dirigente con una nuova classe dirigente di funzionari del consenso, tecnici e amministratori perfettamente addestrati a riprodurre logiche del potere finanziario e poco interessati alla dimensione sociale come problema storicamente determinato. A questo fa sponda sul piano scientifico e dell'istruzione in generale lo smantellamento di un apprendimento metodologico che sarebbe fondamentale nell'acquisizione dei contenuti e alla riproduzione anche di un nuovo corso di studi di medicina e scienze umane oggi sempre più parcellizzato, frammentato e inteso a fabbricare nuovi funzionari del consenso. Per questo motivo pensiamo e riteniamo fondamentale che il movimento torni a svolgere quella funzione di propulsore di lotta e di cambiamento che lo ha contraddistinto dalla sua fondazione, e un riferimento intorno al quale possano coagularsi esperienze, iniziative, lotte, organizzazioni e movimenti in grado di confrontarsi apertamente e dialetticamente fra loro. Crediamo che il termine rete sia un termine ormai troppo abusato e inflazionato per avere reale credibilità. È divenuto il termine più utilizzato dai padroni. Quello che pensiamo è qualcosa di più, è riconnettere memoria ed esperienza politica e rimetterle al servizio della società e delle classi sfruttate, di una società rifondata non più sul dominio capitalistico. Da questo punto di vista riteniamo importante aprire una dialettica con Medicina Democratica, non solo come associazione che si muove localmente nel contesto emiliano, ma anche come gruppo di tecnici, di uomini e di donne che si interrogano sulle sorti di questa professionalità, di questa società, di questa politica e di questa scienza. Noi vediamo continuamente, nella quotidianità del nostro lavoro,
quanto sia pervicace la logica capitalistica dello sfruttamento e della divisione del lavoro e come essa determini uno scorporamento della funzione politica del ruolo professionale, svuotandone il senso e smorzandone l'aspetto conflittuale, proprio quel livello conflittuale che potrebbe essere potenzialmente trasformativo. In un tale scenario resta poco all'analisi contestuale storica del malato, come qualcosa che lo ristoricizzi, lo ricollochi in una dimensione sociale, politica ed economica, oltre ovviamente che psicologica, relazionale e biologica, e che gli restituisca quel livello di emancipazione reale che l'istituzione da sempre tende ad occultare o a gestire. Ancora, resta poco ad analisi più approfondite che vedano la salute e la malattia come poli dialettici di una contraddizione che da sempre abita l'uomo e che può consentire di rifondare una medicina per il sociale e con il sociale e di utilizzare la scienza come strumento di liberazione e non di oppressione. Nell'articolazione di una proposta, ho finito, che non voglia semplicemente porsi come indice puntato sul movimento, ma come stimolo concreto a lavorare insieme per cambiare le cose, noi riteniamo fondamentale tornare a formulare questi interrogativi e coinvolgere il più possibile tutte quelle iniziative in ambito locale e nazionale che vadano nella direzione di un impegno politico collettivo contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, contro il degrado ambientale, contro la nocività dei ritmi e dei luoghi di lavoro e contro ogni forma di sofferenza degli esclusi e degli emarginati gestita dalla produttività del capitale e dai saperi poteri ad essa asserviti. In questa direzione ci auguriamo che Medicina Democratica divenga nuovamente promotrice di produzione politica e culturale attraverso percorsi di formazione non protocollare e non standardizzata. Una formazione capace di coinvolgere i futuri tecnici e la società civile sul campo reale della prassi, attraverso gli stimoli provenienti dal lavoro e dall'apprendimento sociale di nuove conoscenze. Una formazione che riscopra il valore di una metodologia che permetta di comprendere la logica dei problemi sanitari e i loro rapporti con la società in cui essi hanno luogo e con le strutture di potere di quella società. Che esca infine da quella didattica ombra, come la chiamava Giorgio Bert, propria di questo sistema di istruzione che gestisce attività diverse e che insegna differenti nozioni slegate tra loro, non inserite in un contesto logico più generale. Una formazione che si apra alle giovani generazioni, al loro entusiasmo e alla loro capacità di inventare nuove possibilità di rapporto e di riproduzione sociale. Più in generale si ritiene che occorra recuperare il senso politico di una lotta che non si esaurisca in un'azione corporativa che porta avanti interessi individuali o di categoria, ma che esca dallo specifico di una disciplina o di un ambito di lavoro e che torni ad essere espressione di una lotta di una classe sfruttata contro un'altra. Questa per noi può rappresentare davvero una linea di continuità con l'eredità del lavoro di Giulio Maccacaro e di un intero movimento di lotta per la salute. Non vorremmo che questo patrimonio di pratiche e di lotte si smarrisca nell'idea nostalgica di una lotta egemonica per custodirne la memoria, ma che esso si faccia materiale vivo, aperto e fruibile nelle lotte di tutti coloro che non si rassegnano all'ignominia e alla degradazione di questo tempo. Vi ringrazio. Ok, poi ci lasci il testo che penso che sia stato letto 10 volte per capire, per metabolizzarlo abbastanza. Grazie, perché facciamo i gruppi di lavoro, facciamo un gruppo, può dire tutte le cose che ha detto prima, perché altrimenti qui interviene anch'io, potrei intervenire dopo di lui, eccetera, eccetera. Non facciamo più. Facciamo i gruppi di lavoro e nei gruppi di lavoro approfondiamo le tematiche. Per piacere. Posso dire una cosa? No, credo che ci sia un livello assembleare dei gruppi di lavoro. Indipendentemente dal fatto che ho apprezzato l'intervento del compagno, che si è fatto immaginare, io credo che i gruppi di lavoro, dato che poi entrano in sintesi, perdono in un processo reale. Quindi credo che, forse giustamente in un contesto di tempi, perché su questo sono d'accordo, però ci sono dei contributi che, a mio avviso, all'interno di gruppi di lavoro che poi vanno a sintesi, rischiano di essere persi rispetto a una fase finale. Quindi tutte e due le cose. Sintesi, ma non spostamento delle regole molto importanti che hanno Chiediamo agli interventi che ci sono di essere estremamente sintetici, per le parti che non riescono a esplicitare qua si presenteranno nei gruppi di lavoro e potranno avere modo di ampliare le cose.
chiedo vedrei che Salvatore perché sarà velocissimo e anche perché ha una questione di tempi ed è un sindacato di base veloce. Poi Antonella Dezzordo, che penso sia. Buonasera, sono Petrenga Salvatore, parlo a nome del ADL che è un sindacato di base, associazione di difesa lavoratrici e lavoratori, e a nome del coordinamento milanese della sanità. Noi aderiamo, sosteniamo quello che propone Medicina Democratica e abbiamo anche partecipato alla rete sulla salute. Abbiamo a cuore la sanità pubblica e abbiamo portato a cuore la sanità pubblica che sta per essere smantellata in Lombardia dalle leggi Formigoni e Maroni. Infatti queste leggi stanno smantellando tutto quello che c'è di sanità pubblica, privatizzando. Addirittura l'ultima legge diceva che l'ultima legge regionale che è stata approvata diceva che le spese giudiziali dei direttori generali che venivano sospesi cautelarmente dovevano essere pagati dalla regione. Meno male che la Lorenzin ha detto che è anticostituzionale, addirittura la Lorenzin ha dovuto dirglielo. Per quanto riguarda invece quello che stiamo facendo noi, stiamo facendo ad esempio nell'ospedale. Ad esempio il nostro ospedale, io sono lavoro all'ospedale di Gallarate, è stato accorpato e fuso con quello di Busto. L'unico sindacato che ha detto che sarebbe perché era un male era il nostro, gli altri dicevano il lavoratore addirittura che era un bene. L'accorpamento di questo ospedale ha già portato al licenziamento di 50 infermieri precari che erano stati sempre rinnovati, addirittura alcuni da 9 anni. Gli OS sembra che li rinnovano per altri 6 mesi e poi dopo li lasceranno a casa, mentre invece altre cose per quando adesso veramente ok, va bene, vi scrivo quello che così andate avanti. Vi ringrazio e grazie. Zorro per un'altra città. Sì. Poi dopo direi ci sono altri due brevissimi interventi di Zasso e di Gallori. Delle mamme, giustamente, dei genitori che hanno parlato prima. Allora, parlo a nome di una realtà territoriale, lo dico subito, che si chiama Per un'altra città, che per 10 anni ha fatto, venendo dall'area di movimenti, di base, eccetera, ha comunque sfidato sul piano della rappresentanza a livello del comune, quindi di municipalità, qui nel comune di Firenze. Quindi abbiamo fatto 10 anni di opposizione in consiglio comunale, per 2 mandati, lavorando molto spesso con Medicina Democratica e in particolare Gianluca Garetti, che fa parte anche del nostro gruppo, ma naturalmente sappiamo che i collegamenti ci sono stati, no? Gino Carpentiere, eccetera. Quindi il lavoro è stato fatto sicuramente con un collegamento. Ora, quello di cui io, se capisco bene che ho pochissimi minuti, quello che qui però vorrei porre all'attenzione non è tanto una questione di contenuti, perché se no non si finirebbe più, nel senso che basti dire che per 10 anni fa fede tutto quello che il nostro sito riporta, quello che abbiamo fatto, ci siamo battuti su quella che è la difesa della salute, delle popolazioni, dell'ambiente, quindi è chiaro che poi il collegamento dei diritti, no? Delle persone, eccetera. Non è tanto questo, quindi, quello su cui vorrei soffermare, soprattutto venendo da dire qui, no? Dove poi questo voi fate in prima persona. Cioè. Magari ecco, porre questo punto, questo passaggio che è di metodo, ma più che altro è proprio ormai un'analisi che noi abbiamo fatto. Dunque, noi siamo tutte persone che non hanno mai fatto parte dei partiti, quindi una lista vera di cittadinanza, eccetera, eccetera. Abbiamo per 10 anni portato all'interno dell'istituzione comune istanze che erano le vertenze, quindi abbiamo creato come anche un collegamento, no? Tra tutto quello che si muoveva nella società
all'interno di un'assemblea di eletti come il Consiglio Comunale. Lo abbiamo fatto sapendo che il nostro stare lì aveva senso solo se noi eravamo lì come elemento asistemico e di rottura, cioè portare dentro voci che forse lì dentro non sarebbero mai arrivate e portare istanze, un punto di vista anche, no? Quindi rompere lo schema, diciamo così, della dialettica classica. E questo l'abbiamo fatto anche con, devo dire, con soddisfazione, cioè sapevamo che non potevamo ottenere dei risultati concreti immediati, qualcosa magari abbiamo anche ottenuto, ma non era quello il punto era quello di sparigliare, diciamo, no? Quel gioco che sembrava così separato dalla realtà sociale che stava intorno e stava fuori dal palazzo. Bene, dopo 10 anni di questa esperienza, non perché noi l'abbiamo valutata in maniera negativa, assolutamente, non perché ci siamo, come dire, lacerati come gruppo, assolutamente, il gruppo continua ad esistere come prima, anzi con nuovi apporti, ma abbiamo veramente valutato che la nostra energia oggi, cioè un anno fa, quando si sono svolte le elezioni qui a Firenze, la nostra energia tutto sommato aveva più senso e forse era più utile metterla tutta fuori dall'istituzione. Cioè quel luogo lì che doveva essere il luogo di un confronto e anche di uno scontro politico ci è sembrato in realtà poi privo di interesse da questo punto di vista, perché non si decideva più niente, cioè in questi luoghi non si decide in realtà più niente. Quando diciamo che a livello nazionale l'esecutivo, no? L'esecutivo fa tutto e quindi il consultivo non c'è più come livello, ma guardate che questo si riproduce anche in piccolo in tutte le dinamiche dei vari altri organismi eletti, e questa è una cosa molto grave, perché qui ovviamente, ammesso che prima fossimo in democrazia, io ne dubito, perché per me democrazia è un'altra declinazione, però certamente si è eroso ulteriormente questo concetto, no? Quindi ormai c'è una ratifica e al massimo c'è un po' il, come dire, alzare la bandierina e dire io non sono d'accordo, però poi in realtà... Allora a questo punto, ecco, questo è un po' il passaggio che abbiamo fatto, abbiamo deciso che le nostre energie le avremmo messe lavorando solo fuori, perché anche prima lavoravamo fuori, per carità, nessuno si è mai chiuso dentro il palazzo, però certamente tenere insieme questo, no? Fare questo. Ecco, e forse era questo un po' un elemento che sottopongo alla riflessione. Cioè, noi abbiamo valutato questo, abbiamo pensato che forse lo stare dentro le vertenze come facevamo prima e continuiamo a farlo, ma per esempio mettere la nostra creatività politica, anche le nostre energie nel fare uno strumento, una piattaforma a servizio di tutti i vari gruppi, movimenti che esistono, che sono bravi, e ne sentiremo, ora qui ci sono le mamme, non il genitore, ma insomma tanti altri in questo territorio di vario genere, dai collettivi degli studenti, dico, fino appunto a tutta una serie di soggetti che lavorano, non so, notturno nel tavolo, eccetera. Bene, una piattaforma che desse spazio perché queste realtà potessero raccontarsi, dire, e quindi una rivista online, per esempio, che noi abbiamo fatto un anno fa e che sta, mi pare, riscuotendo interesse da parte di tutti, in cui non noi scriviamo, cioè non è che noi scriviamo, noi facciamo veramente da redazione, chiediamo alle varie realtà che sono vive e presenti di dire a che punto è quella vertenza, di che cosa stanno facendo, quali sono le problematiche, in modo che ci sia una veramente davvero una piattaforma di servizio. Ecco, questa è la valutazione che abbiamo fatto, e qui mi avvio a chiudere perché per ovvi motivi, ma dico con anche un'ambizione forse, e cioè che in uno spazio come quello di una rivista che appunto si chiama La Città Invisibile, che esce puntualmente ogni 15 giorni, che contiene articoli e interventi, ripeto, così anche diversificati, chi legge poi si rende conto che in realtà è vero che ciascun comitato si occupa di un tema specifico, ma in realtà c'è un qualcosa che unifica le lotte che noi vediamo sui territori, e questo è un passaggio fondamentale, perché se ciascuno poi si chiude
nel proprio specifico, che pure è giusto che pratichi, perché non credo io ai tuttologi ovviamente, ognuno fa, diciamo, no, il lavoro laddove si sente di farlo, dove ha le competenze o semplicemente dove vuole, dove desidera lavorare, benissimo. Però poi è anche bene sapere che se andiamo a vedere cosa succede a Mondeggi, quelli che si occupano dello stop TTIP, il no alle grandi opere, insomma, tutti questi movimenti che sono vitalissimi hanno comunque al fondo un qualcosa che li unisce, e la soddisfazione maggiore che noi stiamo avendo è proprio che chi legge La città invisibile, legge perché magari va lì perché vede che c'è un articolo, che ne so, sulla qualità dell'aria che interessa particolarmente quella persona che si occupa di quello, poi l'articolo subito dopo appunto è il collettivo del Capponi Machiavelli che sta dicendo come mai in questo momento sono in autogestione, e così, e poi sotto c'è magari qualcosa sulle tubature, no? E in amianto di Publiacqua, dove scorre l'acqua che noi beviamo, e così via. Ecco, io credo che lo sforzo debba essere quello, intanto di stare sulle lotte, di farle, di praticarle, di diffondere il pensiero critico, perché se no non ne usciamo, cioè dobbiamo aprirci ai non già attivi, e poi vedere che c'è un filo che unisce le varie lotte. Ora, ognuno poi lo chiama come vuole, e non mi azzardo qui a dare definizioni, ma un filo c'è, e noi sappiamo che se non si cambiano certi sistemi di fondo di questa società non si arriverà mai da nessuna parte. Grazie. Interviene Zasso. Un piacere di oggi, compagni e compagni. Allora, io voglio fare un intervento sul che si aggancia al gruppo agricoltura, alimentazione, salute e sovranità alimentare multinazionali, e voglio parlare di un'esperienza che abbiamo fatto a Milano. Vorrei dire alcune cose qui, se è possibile. Allora, partendo, compagni e compagni, da un'esperienza che stiamo facendo a Milano, di associarci per distribuire prodotti a sfruttamento zero. Sono prodotti che sono stati dati dalla SOS di Rosarno, dai gruppi di acquisto solidale, dalla fabbrica recuperata Rimaflo di Trezzano sul Naviglio, dall'associazione Genuino Clandestino. Partendo da questo, il nostro collettivo dei pensionati di Milano, che aderisce, partecipa al sindacato e un'altra cosa, opposizione CGIL, ha fatto l'esperienza, tenta di fare un'esperienza di solidarietà e di solidarismo. E abbiamo dichiarato che in questa esperienza manterremo la nostra identità, autonomia e indipendenza, che è un requisito per noi fondamentale. L'assunto da cui partiamo è che il capitalismo è alla ricerca frenetica oggi, non solo da oggi, da anni ormai, da decenni, ma è alla ricerca frenetica di nuovi e maggiori profitti. Si è allargato nella grande distribuzione organizzata, nel business dell'alimentazione, usando strumenti quali la fabbrica italiana contadina, il trattato di libero commercio tra Stati Uniti e Unione Europea, TTIP, che noi conosciamo, ma anche ultimamente e concretamente l'Expo di Milano. La grande distribuzione organizzata è, e la grossa produzione agroalimentare, oltre, noi pensiamo, a produrre effetti economici e sociali devastanti, hanno provocato la distruzione della piccola produzione contadina, prodotto cibo talvolta avvelenato, rovinato talvolta l'ambiente, cementificato terre agricole, schiavizzato soprattutto, un punto che non bisogna dimenticare, lavoratori locali e lavoratori migranti, immigrati. Il capitale ovviamente tutela i suoi interessi, fa il suo mestiere. E d'altra parte, l'obiettivo degli stati liberisti, cosiddetti al liberismo anche temperato, è quello di non applicare e peggiorare la situazione, per non applicare i contratti e peggiorare la situazione. Le multinazionali, quando non sopprimono posti di lavoro, non applicano i contratti o li applicano molto al ribasso. Questo avviene, è il dato costante, riconosciuto.
che avviene nella grande distribuzione organizzata e nella grossa produzione agroalimentare, nel business dell'alimentazione. Non c'è, compagni e compagni, un governo in Italia e anche all'estero. Non c'è in questo paese un ente locale, un piccolo comune che non abbia fatto carte false in questi anni, in questi decenni, per far aprire sul suo territorio un grande magazzino, un ipermercato, un centro commerciale, costringendo spesso, molto spesso, alla chiusura altre attività produttive, soprattutto industriali e manifatturieri. Questo è il processo, uno dei processi a cui assistiamo. E sono stati così favoriti in assoluto gli interessi delle multinazionali della grande distribuzione e del monopolio della distribuzione e della raccolta agroalimentare. Non ci rendiamo conto spesso, quando andiamo a comprare in un supermercato o in un grande centro commerciale, quanta democrazia economica e politica queste multinazionali della grande distribuzione e della grande produzione agroalimentare abbiano distrutto in questo paese. A volte ci sfugge in questo caso. Allora noi vogliamo evidenziare questa questione. E diciamo anche sul versante del lavoro, nel quale siamo impegnati come sindacato, che nell'assenza del sindacato i dipendenti e sull'altro versante i cittadini, i pensionati, sono stati colpiti dalle grandi multinazionali agroalimentari e della grande distribuzione, che rispondono ovviamente unicamente alle leggi dell'economia capitalista e del mercato. Ignorano e disprezzano qualsiasi principio di socialità, di solidarietà verso i lavoratori esterni, oltre che verso i dipendenti. Violano leggi, calpestano diritti di dipendenti, assoggettano vasti territori, complete popolazioni. Intere classi sociali sono asservite agli interessi delle grandi multinazionali, alle regole e ai prezzi di una rete di supermercati e di catene di intermediari. Di fronte a questi fatti, cerco di concludere, c'è l'esperienza negativa dell'Expo 2015 a Milano, che si chiude in profondo rosso, nonostante cerchino di venderla questa esperienza come positiva. Il modello Expo, tra l'altro, verrà trasferito con stessi programmi e stessi uomini al Giubileo di Roma, e quindi il danno si provocherà ulteriormente. A questi fatti antisociali noi dobbiamo contrapporre una pratica di opposizione e un programma alternativo. Negli ultimi anni, già da tempo, sono state riscoperte attuate pratiche di solidarietà, di mutualismo e confederalità, che naturalmente ricalcano per molti aspetti la linea delle organizzazioni operaie dei secoli scorsi, non per riprodurla automaticamente ovviamente, sarebbe ridicolo, ma per recuperarne i valori positivi. Bisogna cioè aprire un fronte anti-austerità contro l'economia liberista. È necessario che Medicina Democratica, le organizzazioni sindacali di base che anche qui hanno parlato, la mia stessa organizzazione, assumano la pratica del mutualismo per rendere operante questa solidarietà sui problemi del cibo, della sanità, con l'apertura di ambulatori, farmacie sociali, di centri per la raccolta e produzione di beni alimentari, la scuola. Si tratta di un embrione di nuovo stato sociale di transizione, io dico. Sia ben chiaro, compagni e compagni, non sostitutivo e alternativo, ci mancherebbe altro, delle strutture istituzionali. Devo finire, e quindi concludo. No, finisco. I destinatari di questa nostra esperienza, di questo nostro esperimento, sono i pensionati poveri, soprattutto poveri, i dipendenti di aziende metalmeccaniche e di altre aziende, in primis licenziati, in mobilità, cassi integrati, senza lavoro, facenti parte di famiglie, gli immigrati. Questi sono i destinatari. E ho già detto che non possiamo pensare a sostituirci a loro. E non pensiamo, nella maniera più assoluta, di fare come la Caritas, che regala il prodotto, per carità, con tutto il rispetto,
ovviamente nella carica. Lo scopo è il cibo buono, ma anche la difesa dei diritti dei lavoratori che lo producono. Il problema non è solo far arrivare prodotti sani, ma garantire che chi produce non sia. Anche gli altri vanno di ho finito. Vogliamo costruire allora a Milano, meno di 30, un legame esterno con uno spazio fuori mercato. Gli acquisti verranno decisi non più secondo il metodo tradizionale dei prezzi salubrità dei prodotti, ma verranno decisi anche in base alla lotta, allo sfruttamento dei lavoratori che producono quei prodotti. Vogliamo puntare all'autodeterminazione e sovranità economica e sociale, è un obiettivo molto ambizioso, grande, ma cerchiamo di realizzarlo, alimentare e energetico dei territori. Lo spazio fuori mercato punta a dar vita con i settori più consapevoli alla sperimentazione di un progetto politico di alternativa economica al sistema attuale. La parola a me, grazie, giusto due minuti, giusto per dire due informazioni, per chi non lo sapesse, siamo un comitato spontaneo, nato nel quartiere di Brossi, che si è esteso poi a tutta Firenze, con l'obiettivo di fermare ovviamente la costruzione di questo impianto incenerimento e proseguiamo. Abbiamo detto appunto, abbiamo saputo come voi oggi del 23, lunedì mattina ci sarà l'approvazione definitiva per l'apertura del cantiere, stiamo organizzando un presidio, siamo in contatto con il comitato della Piana, quindi ci si aggiornerà poi per vedere come organizzarlo anche tutti insieme, ovviamente più siamo meglio, di sicuro la mattina. Non ci fermiamo, continueremo ad andare avanti, continueremo con gli incontri informativi, con varie iniziative, eventi di tutti i tipi, l'invito è sempre quello di divulgare e partecipare a tutte le iniziative, le più prossime sono indicate qui, una domani e poi la settimana prossima due eventi distinti che avranno luogo a Firenze. Cerchiamo di agire su più fronti, incontri informativi locali su varie zone di Firenze, non solo, Sesto, Campi, azione in accordo ovviamente con gli altri comitati della Piana, con tutte le realtà che fortunatamente esistono e resistono ancora come voi, e cerchiamo anche di intervenire alle scuole che si stanno un po' aprendo anche a questi possibili confronti, avremo degli incontri in alcuni istituti superiori, stiamo anche valutando un incontro per il 28 di novembre, infatti avverrà un incontro con un attivista di Zero Waste che viene dalla Cina, e ci sarà anche un'altra attivista dello Zero Waste Italia, e mi dispiace non ci sia Ercolini perché insomma sulla parte dello Zero Waste insomma è estremamente interessante e importante. E niente, non vi voglio rubare altro tempo, aiutateci a divulgare tutte queste iniziative e a facilitare la partecipazione cittadina, e comunque c'è, come diceva De Giorgio, è una realtà che esiste e mi sembra sempre crescente anche la consapevolezza a livello dei giovani, dei ragazzi, oggi ce ne sono pochi ma i collettivi si stanno muovendo. Grazie. Un bellissimo intervento. L'età l'ha già fatto stamattina, Gallori voleva dire ancora due cose, poi non sarà un intervento. Stamattina ha fatto un intervento estemporaneo, ve lo ricordate, sul lavoro, no? E stasera non farò un intervento, anzi, me l'ho preparato ma l'ho buttato via perché è bella e tardi, ha ragione. Un saluto particolare ai miei compagni del passato, di 40 anni fa, Mara e altri, che hanno lottato insieme a noi, nei famigerati consigli dei delegati, contro gli avversari comuni, Cesare Vasciacqua, ti ricordi che è stato licenziato 8 volte da Cesare Vasciacqua? Noi lo abbiamo contestato. Ma per venire perché ho chiesto questi due minuti di tempo? Ho chiesto perché io inviterei Medicina Democratica a cambiare, a fare un salto
in avanti, a cambiare il suo ruolo storico. Prima c'era l'armata, c'era la sinistra, i sindacati, il partito comunista, che si nevia, eccetera, eccetera, e c'era la democrazia, eccetera, eccetera. Ora non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno, anzi l'armata è passata nel campo avverso, se si pensa che i sindacati si fanno parte, concordano i fondi sanitari obbligatori per dare quello che la Costituzione ci dà gratuitamente. I partiti di sinistra votano l'Italia, la spesa sanitaria, quindi il mondo è cambiato. E secondo me, caro Fulvio, anche medicina democratica, di un Fulvio perché mi viene sempre dietro alle riunioni con gli operai, eccetera, eccetera. Anche medicina democratica deve cambiare e assumere in prima persona un ruolo che oggi manca in Italia. Vedete, ci sono centinaia e centinaia di comitati, sottocomitati, in Toscana ce n'è due o tre che non si riesce mai a riunirli insieme, ognuno è più bravo di quell'altro, ci sta 46 associazioni sull'Adige della provincia di Firenze, il presidente è Gemicioli, 46. Ci sa un mondo che protesta ma non si realizza nulla. Abbiamo bisogno di un capoccio. Io ho scritto un libro recentemente sulla civiltà contadina, no? Dove le famiglie di 22-23 persone, se c'era un capoccio in gamba, andavano e producevano. Quando non c'è nessuno c'era l'anarchia. Medicina democratica deve assumere oggi questo ruolo che manca in Italia, perché è un ruolo, perché voi soli siete rimasti a quei valori, a quelle, sapete perché? Perché fate ancora del volontariato, non esiste più, io mi ero anche illuso della mutualità e quando ci ho messo le mani, anche queste ultime storie che hanno avuto valori, eccetera, eccetera, sono state tutte o mangiate o guidate da ladroni, che non ve lo dico, o comunque saranno fagocitate dall'Unipol, dalle compagnie internazionali che danno garanzie sulla sanità per 10 anni. E allora, siccome non c'è rimasto nulla, e quindi anche questo discorso che io avevo cercato di rilanciare insieme a Fulvio qualche anno fa sulla mutualità, sulla solidarietà, è finito. Dovete voi prendere in mano la situazione insieme a quegli operai, insieme ai pensionati, se consentite, prodotto di seconda categoria, ma fondamentale il primo utente, perché la sanità ha bisogno noi, anziani, a 18 anni, io sono stato 40 anni a fare il macchinista, ho avuto un giorno di malattia, finisco, e allora voi, vedo mi guarda male, dovete riprendere in mano la situazione sulla sanità e farvi in prima persona, e vedete me con tutti dietro, perché non c'è nessuno che dice viva la sanità privata, nessuno che dice le cose vanno bene, voi dovete prendere, riunire tutti questi gruppi e andare avanti, soprattutto pensionati, si è fatta un'assemblea a Roma con Fulvio e altri cavicchi, tutti questi illuminari, no? Anche della sanità e delle pensioni, perché ci sa anche, perché le pensioni, e finisco davvero, hanno lo stesso percorso della sanità, la sanità si privatizza con quel metodo che Gavino Macciocca ha detto, le pensioni hanno fatto 8 riforme per far dimenticare la veritata pensione, e non basta, ne annuncio una nuova, hanno assunto un certo professore della Bocconi e si chiama Boeri, il quale dice delle cose fantasiose, anche costituzionali. Voi sapete, la pensione è retribuzione, è differita, lui ha detto no, la pensione è soldi per consumo, ma questo non ha letto nemmeno la Costituzione. E allora ci dobbiamo unire, perché come le pensioni ci hanno rubato, non ci hanno dato la preoccupazione, non ci hanno trovato gusto, ora insieme ai tagli della sanità ci levano anche la preoccupazione in tutti questi anni, ci hanno disfatto completamente, e non c'è un sindacato che abbia detto oh basta, usiamo la parola sciopero, nemmeno ci pensano, va bene così, si approveranno, perché questa è la nuova dottrina del liberismo italiano. E allora, cari amici di medicina, compagni di medicina democratica, mettiamoci insieme e facciamo queste assemblee, sanità e pensioni, perché a noi pensionati ci riuniscono, ci diminuiscono la pensione e ci fa pagare le medicine, questo è il suicidio, questo è l'inno della povertà che
prima o poi io me la sono cavata, ma penso ai miei figlioli, ai miei nipoti, che non avranno più nemmeno il senso della pensione e non sapranno più quello che era la sanità o il Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo unirci perché dobbiamo lottare per la sanità pubblica universale e perché la pensione sia la pensione costituzionale e non sia l'assicurazione del contributivo o l'assicurazione delle assicurazioni per far funzionare le assicurazioni. Quindi, cari compagni, ho finito davvero, avanti insieme e andiamo avanti, perché senza lotta, come ci ha insegnato anche Magaro, senza l'unità dei professori che vanno lì, è una cosa importantissima, ma senza le lotte, ragazzi, non ci fa un passo avanti. Allora, gruppo di lavoro. Allora, gruppo di lavoro, partecipazione, prevenzione, salute, la difesa dei diritti sotto attacco è qua, per cui chi fa parte di questo gruppo rimane qua dentro. Per quanto concerne l'agricoltura, alimentazione, salute e sovranità alimentare multinazionali, che seguirà la Duca, la saletta che c'è oltre questa porta, c'è il corridoio, poi c'è un'altra porta e lì dentro la saletta. Ambiente, inquinamento, salute, la partecipazione alla ricerca, eccetera, eccetera, con il sottoscritto, la saletta che c'è oltre la segreteria con i libri, con te, con me, con te e con tutti quelli che ci sono. Per quanto lavoro, nocività, prevenzione, mobbing con Gino, che vi porterà alla saletta a 200-300 metri da qua, per cui seguite lui. Le altre due, donne e salute, lavoro, doppio lavoro, assenza, lavoro, dedicazione dei servizi e diritti, salute mentale, in chiusura del PG, che sono quelli che sono piccoli, nel senso di due persone, si divideranno la sala dove abbiamo mangiato, quindi quelli però cercheranno di adattarsi e condividere insieme. Poi poi non c'è il treno che c'è bisogna poi baraccare un po' prendere la roba comunque da tanto comunque speriamo di non uscire 6:30 così dopo di che livello ci vediamo qui alle 20:30 per l'evento della, sulla salute alimentazione e l'esplosione. Per gli ospiti, quelli che sono venuti da fuori, poi ci vediamo qui alle 6:30 dopo i gruppi di lavoro, vediamo a mangiare c'è un posto più vicino e dal insieme insomma. Ritroviamoci tutti 6:30 o 4:00 alle 7:00 qui.